Benvenuti a tutti. Sabina Dusi, e do il benvenuto agli ospiti di questo pomeriggio che ci hanno caldamente risposto e hanno accettato l'invito a partecipare al primo seminario sull'antropocene capovolto. Io prenderò veramente pochi minuti per spiegarvi qualcosina in più sul progetto, sul motivo per cui siamo qui oggi e anche su chi siamo noi e dove vorremmo andare insieme. Il progetto, sapete, si chiama Reversa, il progetto che ospita oggi questo primo ciclo di seminari ed è il titolo infatti anche del ciclo di seminari, l'Antropocene Capovolto. Ed è un'iniziativa che abbiamo messo in piedi un gruppo di persone abbastanza variegato, direi, perché siamo docenti di ben tre diversi dipartimenti, di scienze politiche e sociali, di scienze umanistiche e di ingegneria e architettura. Che a un certo punto, sollecitati anche dalla voglia di fare convergere delle ricerche che riguardavano i temi ambientali, che riguardavano molto da vicino i temi ambientali nella Sicilia, in particolare nella Sicilia sudorientale, hanno pensato che dopo vari anni in cui un po' sparpagliati facevamo delle cose su queste tematiche nei territori a noi più vicini, avevamo voglia di contaminarci tra di noi e anche di aprire questo cantiere di lavoro e di ricerca al territorio. E infatti questo ciclo di seminari nasce proprio con l'intento di voler dialogare con tutta una serie di movimenti, di gruppi, di realtà, di singoli soggetti in carne e ossa che abbiamo incontrato in questi anni di lavoro, di impegno anche per molti di noi, per altri di attivismo, e nasce in stretta collaborazione con i dottorandi che ci accompagnano nei diversi dipartimenti, gli studenti, movimenti anche che si sono attivati sui temi ambientali nel territorio siciliano, alcuni dei quali sono nati anche durante i mesi dell'attuale pandemia. E con questo spirito abbiamo pensato che forse la prima cosa che dovevamo provare a spacchettare insieme era proprio la categoria di antropocene, che sappiamo tutti che è una categoria abbastanza controversa, nel senso ne parlano tutti, si mette nei libri, si scrive, si dice che siamo nel mezzo di questa nuova era in cui l'uomo ha un impatto molto forte sugli equilibri ambientali, però alcune volte si scava poco nel senso di questo ruolo dell'uomo e di quale uomo e di quali gruppi umani sul pianeta e anche sulle possibili modalità per reimmaginare un nuovo tipo di relazione con l'ambiente, no? Dal punto di vista sia dell'immaginazione creativa, sia dal punto di vista del fare, dell'azione. E invece con i tre dipartimenti dell'Università di Catania e con il coordinamento per il territorio, no, di scarica di Armici Bonvicino, che è un comitato attivo che ha sede a Lentini e che lotta contro la costruzione di una nuova discarica nella zona, ma anche con il collettivo di Ecologia Politica di Catania, che è un gruppo di studenti e studentesse che si sono messi in movimento nel periodo pandemico e che anch'essi si interrogano sulle questioni ambientali, e Unilab, che è un centro studi e ricerca gestito da studenti catanesi, abbiamo pensato che farci una bella chiacchierata con delle persone che seguiamo da vicino, anche se siamo lontani, se spesso ci incontriamo molto poco, poi uno si affeziona al pensiero, alla produzione intellettuale e anche alla capacità di impegno attivo che mettono i colleghi, che mettono le persone dentro le cose che fanno. E in particolare Emanuele Leonardi e Matteo Meschiari sono per noi, sono contenta veramente, anche emozionata di averli come primi ospiti perché per me sono stati dei punti di riferimento per le cose che hanno scritto e che hanno messo insieme nel lungo periodo, perché abbiamo voluto veramente aprire con due persone che hanno dei profili molto diversi, ma che per strade e percorsi vari hanno ragionato intorno alle sfide poste oggi rispetto al percepire in nuovi modi il nostro rapporto con le sfide ambientali, sia nella pratica che con gli immaginari legati al Capitalocene, all'Antropocene, che vedremo, ce lo spiegherà meglio Metis Bombati, Baci sono i temi
di questo seminario di oggi, lo hanno provato a dire e a fare allo stesso tempo utilizzando molte risorse, le risorse dell'impegno, le risorse della scrittura, le risorse dell'immaginario, le risorse della connessione con il mondo plurimo, variegato dell'attivismo che si spende su questi temi, sulla giustizia sociale, ambientale e climatica oggi. E quindi non rubo altro tempo perché spero sia veramente una conversazione vivace e appassionata. Noi lasceremo anche spazio per il dibattito, come è giusto che sia. Spiegherò soltanto due cose di tipo tecnico. La prima riguarda proprio le modalità di partecipazione. Noi vi chiediamo di tenere spento il microfono, almeno finché parlano gli altri, e poi nella fase delle domande, che quando apriremo il dibattito, se potete prenotarvi usando il tasto chat per fare una domanda. Preferiamo che siano le persone a fare le domande, perché almeno vediamo i volti, cioè questa distanza che c'è tra di noi che parlano, che pongono le loro domande in prima persona, e quindi se basta che scriviate e noi vi accoglieremo dando una turnazione in fase all'ordine di prenotazione. E poi la seconda cosa logistica è che stiamo registrando perché vogliamo un po' fare un archivio di questi momenti che riteniamo anche fondativi di un gruppo di ricerca numeroso, perché siamo comunque più di 20 persone, in più tutti i movimenti e i gruppi che vi abbiamo cominciato a elencare aumenteranno nel corso dei prossimi incontri, e quindi abbiamo bisogno anche di capire in che direzione stiamo andando, cosa stiamo costruendo insieme. Fra di noi ci sono antropologi, sociologi, scienziati politici, ci sono geografi, ci sono storici, ci sono pianificatori, ci sono ingegneri, ci sono anche tantissime persone che hanno pian piano si sono accostate, incuriosite, e hanno cominciato a dialogare insieme al gruppo. Quindi è questo il motivo principale per cui stiamo registrando l'incontro di oggi, che viene proiettato anche in contemporanea su Facebook per chi non è riuscito ad entrare. Andiamo. Grazie, buonasera a tutte e a tutti, grazie Mara per l'introduzione. Grazie ai nostri ospiti Emanuele Leonardi e Matteo Meschiari, e grazie a chi sta curando l'aspetto tecnico e permettendo quindi la realizzazione di questo seminario. Noi avremmo voluto organizzarlo in presenza, ma come sapete le restrizioni Covid, anti-Covid, non lo consentono, e quindi ci troviamo qui. Ma è chiaro che parlare da dietro uno schermo è già molto indicativo, è già una conseguenza dell'antropocene stesso. Quindi vorrei partire proprio da qui, cioè dalla connessione tra pandemia e cosiddetto antropocene, appunto. Tanti sono i contributi, questa connessione, e per chi fosse interessato se ne possono trovare di interessanti su globalproject.info. L'antropocene, appunto, e la pandemia sono certamente connessi, perché tra le cause che hanno determinato il diffondersi della pandemia vi sono sicuramente, come è stato tante volte detto, la perdita, la deforestazione, e quindi anche i massicci processi di urbanizzazione. E questi sono gli stessi elementi che stanno determinando, tra le altre cose, anche il cambiamento climatico. Quindi possiamo dire che c'è questa pandemia perché ci troviamo in quest'epoca. Ora i nostri ospiti, Matteo ed Emanuele, hanno affrontato sull'antropocene da prospettive diverse, tentando di individuare scenari di evasione possibile. In particolare, tu Matteo su singola.net in un'intervista sostieni una frase che mi sono voluta appuntare: il collasso è un dato di fatto, ma non è detto che debba somigliare per forza a un crollo verticale, a un vicolo cieco, a un giardino guasto. Ecco, penso che
in queste poche parole sia condensato il senso del progetto Reverse. Mara ha brevemente spiegato. E in questo senso si muovono anche i comitati che oggi lottano per costruire nuovi modi di vivere i territori, quindi modi nuovi, alternativi e sfidanti gli attuali assetti amministrativi ed economici del modo di produzione capitalistico. Ora, fin dalla sua scene ha veicolato un'idea di tutta evidenza, per cui l'azione umana è talmente rilevante da assurgere a forza geologica. L'azione umana modifica l'ambiente, lo trasforma e determina, tra le altre cose, ad esempio, il cambiamento climatico e via dicendo. Il problema è che proprio in tutta questa sua evidenza che viene occultata una questione molto complessa, perché di fatto attribuendo ad un generico anthropos la responsabilità di queste modifiche, di fatto si appiattiscono sullo stesso livello tutte le società umane, e senza quindi problematizzare quanto e come di riproduzione della vita interagiscono con il mondo, con i suoi cambiamenti. Quindi, di fatto, anche questo concetto occulta appunto una questione molto più complessa e libera di responsabilità il modo di produzione e di consumo dominante. È da questa constatazione che nascono tutta una serie di altre etichette, diciamo così, di altri nomi. Per pensare quest'epoca, per nominarla e per pensarla. E tra tutte, probabilmente la più nota è quella di Capital Oceans, con cui Jason Moore in particolare pone l'accento sulle responsabilità del modo di produzione capitalistico, perché è proprio nel modo di produzione capitalistico che si crea quel rapporto tra natura e lavoro capitalisticamente organizzato che diventa un rapporto che assume una forma distruttiva. Ora, Emanuele, vorrei porre a te la mia prima domanda con cui aprire la discussione. E tu sei tra i curatori dell'introduzione del libro di Moore a cui facevo riferimento, Antropocene o Capitalocene. Ecco, io ti chiedo di raccontarci in che modo anzitutto il dibattito sull'antropocene è arrivato in Italia e poi di spiegarci meglio tra specie umana, natura e modo di produzione capitalistico. Bene, giusto per fare il cliché, mi sentite tutte e tutti? Posso proseguire? Ok, grazie e buonasera a tutte e a tutti. Per avermi invitato e per le introduzioni generose e forse un po' immeritate. Vi ringrazio anche per avermi dato la possibilità di riprendere un tema di cui non avevo ancora parlato pubblicamente, no? Ci è capitato spessissimo con altri, appunto, con colleghi e colleghe, ma anche con altri attivisti, militanti, di ripercorrere le tappe di questo dibattito, di come è arrivato in Italia, ma non mi era ancora capitato di condividerlo in un'occasione come questa, quindi insomma mi fa piacere. Perché mi fa piacere? Perché secondo me il modo in cui il dibattito sull'antropocene entra in Italia è significativamente diverso dal modo in cui il tema dell'antropocene emerge nell'accademia, diciamo così, anglo, quindi Nord America, Regno Unito e Australia, dove l'anno d'oro sostanzialmente è il 2009, l'articolo famoso di Chakrabarty su Critical Inquiry. Poi ci sono 2 o 3 anni in cui in realtà il dibattito procede ma a bassa frequenza, per poi esplodere letteralmente nel 2012, in qualche modo in connessione, e anche questo andrebbe chiarito, ma insomma non c'è tempo adesso,
con la conferenza delle Nazioni Unite Rio 20 anni dopo, no? Insomma, quella appunto a Rio de Janeiro, il Summit della Terra, il ventennale. In Francia, ed è un dibattito prettamente accademico, quello che si sviluppa in quel contesto. In Francia lo stesso dibattito viene importato l'anno dopo, nel momento in cui Bruno Latour e colleghi e colleghe per l'appunto decidono di considerarlo come uno dei temi emergenti che in qualche modo intacca il progetto diciamo così, più che ventennale che era cominciato con Non siamo mai stati moderni nel 1991 e che si era arricchito negli anni di altri capitoli molto significativi. Ora, fino al 2016 sostanzialmente in Italia il tema dell'antropocene non c'è, cioè viene pubblicato da Mondadori nel 2006 in un'unica, diciamo così, tiratura non particolarmente ampia e comunque mai ristampata, una conferenza di Paul Crutzen, che è, come poi magari vedremo dopo, uno delle figure che ha coniato il termine nei primi 2000, ma la cosa non produce particolare dibattito. Poi esce un libretto per stampa alternativa nel 2015 di Dale Jamieson e una coautrice sull'amore e l'antropocene, che in realtà non è un momento di dibattito né scientifico né militante, come dire, è qualcosa che bordeggia il letterario, valido naturalmente, anche interessante, ma che non interessa il ragionamento che stiamo facendo finora. E in realtà l'antropocene entra in Italia sulla doppio crinale dell'attivismo e della ricerca accademica, diciamo così, ma di rango basso, e ha come composizione ovviamente quella dei militanti, e che in gran parte si sovrappone a quella che potremmo definire una sorta di diaspora delle intellettualità per l'appunto di basso livello, di livello di ingresso nell'università, e quindi tendenzialmente di dottorandi, di persone che stanno facendo le tesi di laurea. No, è l'inizio sostanzialmente, almeno per quanto ne so io, è il dibattito che si sviluppa su Effimera, che è per l'appunto una piattaforma di ricerca militante, e che comincia all'inizio del 2016 con un articolo secondo me importante di Maria Enrica Giannuzzi, che se volete poi vi indico, e si sviluppa l'anno successivo con il libro che citava Metis, ma esplode letteralmente a partire dal 2018 nella giuntura sostanzialmente che vede da un lato il viaggio, il vero e proprio tour di Jason Moore in Italia, che tra l'altro parte proprio da Catania nella doppia veste di università, perché all'inizio di giugno organizzato da POE, che è un gruppo di ricerca coordinato da Luigi Pellizzoni e in particolare da Salvo Torre, c'è il workshop con Jason Moore appunto sulla World Ecology a Ragusa Ibla, e subito il giorno dopo al GAPA di Catania una presentazione in qualche modo chiaramente militante di Jason Moore a Catania. Subito dopo si passa a Napoli, dove la presenza di Moore è coincidente con la nascita del progetto di ecologie politiche del presente, che dura tuttora e ha avuto un ruolo importante, e poi questo tour, tra virgolette, si conclude allo Sherwood Festival a Padova, dando vita poi a una dinamica che a partire dal 2019, che si può tranquillamente definire il 2019 ecologista, no? Quindi quello degli scioperi climatici, intercetta da un lato la dinamica dei collettivi di ecologia politica, di cui quello catanese è presente qui tra gli organizzatori stasera, per poi arrivare, diciamo così, al campeggio NOTAV di quest'estate del 2020, e poi attraverso anche la fondazione e la formazione di Rise Up al secondo Climate Camp che si è tenuto a Rivolta di Marghera nel 2020. Ho perso qualche minuto, mi sono preso 5 minuti, perché ritengo che l'operazione che state cercando di mettere in atto rispecchi in maniera chiara una specificità italiana di questo dibattito, che mi sembrava rilevante riportare qui. E passo invece alla, diciamo così, la seconda parte della domanda, poi insomma dello spunto che mi ha dato Metis per poi, come dire, cominciare un dibattito, no? Quindi in realtà io provo a buttare lì 2 o 3 elementi che mi sembrano interessanti, e sperando che poi
se ne discuta collettivamente. Diceva lei, il rapporto tra specie umana, ambiente globale, modo di produzione capitalistico. Questa non è una triade naturalmente che introduco io nel dibattito, è invece Maria Enrica Giannuzzi che a un certo punto organizza le varie teorie riguardo all'origine dell'antropocene attraverso, lei dice, tramite il rapporto che si dà tra questi tre termini noi possiamo indicare alcune delle proposte di datazione. Naturalmente ne riporto per questioni di brevità tre in questo contesto, poi dopo possiamo passare a parlare, ce ne sono anche molte altre, e poi naturalmente c'è tutto il campo delle nominazioni alternative, anche quello un campo oramai diventato pressoché sterminato. Però diciamo che le tre proposte anche più dibattute in letteratura in qualche modo situano, ok, questo rapporto a tre elementi in maniera specifica. E quindi nel caso della prima, no, che vede in qualche modo l'antropocene coincidere con la modernità e vedere nella questione del colonialismo un dato centrale e fondativo, e i due nomi che si possono, cioè tre sono in realtà perché due sono coautori, che si possono associare a questa visione sono Louise Maslin e per l'appunto Jason Moore. E Louise Maslin propongono di datare l'antropocene al 1610. Perché? Perché loro sostanzialmente sostengono che dopo le cosiddette scoperte geografiche, quindi alla fine del XV secolo, si attua è quello che è stato definito in letteratura lo scambio colombiano, quindi una vera e propria globalizzazione del cibo, per non fare che due esempi, sono patate e pomodori dal nuovo mondo al vecchio, canna da zucca e grano dal vecchio mondo al nuovo, ma insomma poi ci sono gli animali e ci sono le idee naturalmente, no? Però questo tipo di prima globalizzazione, che in realtà ha tra i suoi dati principali il genocidio delle popolazioni native, in particolare nell'America meridionale, in qualche modo quindi Louise Maslin sostengono che questo genocidio abbia provocato una riforestazione secolare lungo il XVI secolo, e che quindi ha favorito l'assorbimento di CO2 in atmosfera, ed essendo che nella storia della modernità il 1610 è l'anno con la minore concentrazione di CO2 in atmosfera calcolata in parti per milione, ecco che dal loro punto di vista questo può essere una buona datazione per l'inizio dell'antropocene, lo definiscono Orbis Spike. Okay? Mentre Jason Moore, in qualche modo dialogando con questa ipotesi, sostiene che in qualche modo sul lato delle idee, no? Cioè, questa modernità capitalistica si riflette nel fatto che il tempo viene rappresentato come omogeneo, vuoto, lineare, lo spazio piatto e geometrico, e soprattutto, forse dal nostro punto di vista, la natura come esterna, infinita e gratuita, no? In qualche modo quello che verrà incorporato dai classici dell'economia politica quando ragionano del rapporto tra capitale e natura è precisamente questa infinità e gratuità, che non a caso sono, cioè, potrei usare il virgolettato perché sono i due aggettivi, infinito e gratuito, sono i due aggettivi che Riccardo utilizza per descrivere, diciamo così, l'apporto naturale, comunque non sociale, non economico, alla dinamica economica nel suo testo fondamentale. Una seconda opzione per quanto riguarda l'origine dell'antropocene è quella che invece la vede legata alla rivoluzione industriale, quindi diciamo così, data simbolo sarebbe il 1874, cioè la macchina a vapore più funzionante di Watt. I nomi in questo caso sono Andreas Malm, che ha scritto un libro che si intitola Fossil Capital, molto rilevante al proposito, e lo stesso Paul Crutzen, che è uno dei diciamo così coniatori, come si diceva prima, in qualche modo aderisce a questa visione. Quindi la prima rivoluzione industriale e il passaggio dal carbone dall'acqua al carbone, perdonatemi, come fonte energetica principale, mentre invece per i proponenti dell'ipotesi precedente il passaggio epocale è il passaggio dalla produttività della terra
alla produttività del lavoro come, diciamo così, perno della produzione di surplus. E quindi la seconda ipotesi è quella che vede la rivoluzione industriale come data di inizio dell'antropocene, e ce n'è una terza che è quella, diciamo così, più accreditata all'interno del circuito dei geologi, perché adesso non c'è stato tempo di dirlo, magari lo riprendo più tardi o magari invece l'altro ospite vorrà approfondire, insomma, non è un problema, ci arriviamo, però sostanzialmente c'è un dibattito all'interno delle istituzioni della geologia mondiale se accettare o meno la nozione di antropocene come il nome di una nuova serie, di una nuova era geologica sostanzialmente. La data di cui discute, che ha proposto l'Anthropocene Working Group, è quella, diciamo così, poi può cambiare, comunque nella seconda metà degli anni 40, quindi quella che viene definita la grande accelerazione, e che ha, diciamo così, come tre punti principali: la questione dell'urbanizzazione, la questione del fordismo e in generale quella che è stata definita, che si può definire la politica dello sviluppo di Truman da un lato, e quindi la guerra fredda per estensione, no? Quindi in qualche modo capite che le implicazioni politiche di queste tre letture sono evidenti. Se si è d'accordo con Maslin, il colonialismo è in qualche modo il nemico da abbattere per pensare, no? Si diceva prima, Mara Benedusi diceva, cercare di immaginare un oltre all'antropocene. È chiaro che a seconda di come si legge quando l'antropocene è cominciato, questo percorso immaginativo ha pigli diversi: colonialismo come nemico da un lato, rapporti sociali ed energetici del capitalismo, diciamo così, di una prima maturità per quanto riguarda invece la seconda opzione, e invece il colpevole in questa, diciamo così, crinale tra guerra fredda e fordismo nel terzo caso. Dico solo una cosa, poi magari la riprendiamo più tardi perché il mio tempo sta finendo e non voglio assolutamente rubare minuti all'altro ospite, Meschiari, e anche alla discussione, però un punto interessante che riguarda il rapporto tra specie umana, ambiente globale e modo di produzione, no? Quello che abbiamo usato adesso per discutere dell'origine dell'antropocene, si può anche usare, e qui vengo in qualche modo a quello che diceva Metis, no? Quando diceva è un po' paradossale parlare di antropocene attraverso uno schermo, perché un altro problema che però è molto meno battuto in letteratura è quello che riguarda il quando cominciamo a vedere l'antropocene in quanto antropocene, ok? Perché a qualsiasi delle opzioni a cui volessimo aderire, delle tre descritte, rimane comunque il problema che non si capisce come mai, al di là del termine antropocene, che appunto comincia a diffondersi nei primi 2000 tra i geologi e gli scienziati e poi arriva, come vi dicevo, negli anni 10 del XXI secolo nelle humanities, è interessante che il problema che pone l'antropocene in qualche modo comincia ad essere discusso sul finire degli anni 80. Okay, quindi una prima domanda è perché? E io penso che una risposta plausibile sia che nel momento in cui i conflitti sociali del ciclo rivoluzionario o meno, ma comunque del ciclo di lotta degli anni 60 e 70 hanno posto la crisi ecologica come problema politico, noi abbiamo avuto un quindicennio e ventennio in cui in realtà è stato impossibile pensare la crisi ecologica come motore di un ulteriore sviluppo capitalistico, e che in realtà sul finire degli anni 80 e inizio dei 90, quindi vedete bene che anche dal punto di vista nostro è significativo, perché sviluppo sostenibile 1987, 1992, Summit della Terra a Rio e quindi nozione di green economy, nel momento in cui si può pensare la crisi ecologica non solo come barriera allo sviluppo capitalistico, ma anche come strategia di accumulazione del capitale inedita rispetto a quelle messe in atto nel fordismo, ecco che magicamente l'antropocene diventa non soltanto il nome di un'era geologica segnata dall'umanità come forza tellurica, ma anche il nome di uno stile di governance che in realtà assume il problema ambientale, in particolare quello climatico, come terreno per rilanciare la produzione di profitti, e magari espando dopo se ci sarà tempo e voglia da parte vostra. Ok, grazie.
Ora, come magari poi appunto riprenderemo questo discorso, politicizzare l'antropocene è già un modo per scardinare questo concetto, ma anche per comprenderlo e per indicare anche quale strada non vada più percorsa. Ora, Matteo, qui mi rivolgo a te, tu hai toccato questo punto, ma penso da una prospettiva diversa, in particolare su in un tuo articolo apparso su Doppio Zero. Affrontando, analizzando le narrazioni sul antropocene e le narrazioni tossiche fatte nel specialmente nel 2009, ecco, tu scrivi che occorrono delle narrazioni, qualcosa che superi il magro descrittivismo e che sia capace di costruire e di proporre una visione alternativa. Parli di quindi di un'utopia, di un mondo che non si rassegna allo status quo e ad esempio nella grande estinzione ancora scrivi anche che non possiamo agire sul reale con i soli strumenti del politico e dell'economico, ma riprendendo le tue parole, occorre incistare i campi profondi della mente e per far ciò occorre affidarsi al linguaggio in una dimensione esplorativa. Io ti chiedo di partire da qua. Sì, ti ringrazio e ringrazio l'organizzazione che mi permette di partecipare a questa serata, a queste ore di studio. Ultimamente partecipo molto poco a queste cose, ma mi sembrava irrinunciabile proprio per il taglio che avete dato. E quindi sono sinceramente contento di essere qui a parlare con voi. Il discorso delle narrazioni tossiche, secondo me, è abbastanza importante per capire il taglio che a me interessa dare, diciamo il mio piccolo contributo al discorso dell'antropocene, viene appunto da una riflessione abbastanza semplice. Siamo di fronte a una situazione complessa e così complessa da essere difficilmente intelligibile. Anche appunto tutto l'enorme e meritorio sforzo di rintracciare le genealogie del pensiero filosofico, politico, economico in relazione all'antropocene è la traccia, secondo me, abbastanza evidente del fatto che abbiamo bisogno, da un lato, di dare nomi, per cui abbiamo anche questo grosso problema delle etichette. Ovviamente, come diceva Emanuele, siamo di fronte a un ventaglio terminologico così ampio che ormai si rischia di perdersi in questa fase definitoria dell'antropocene o di come vogliamo chiamare questa cosa in cui stiamo vivendo. Ma per me è abbastanza interessante perché si riesce fin da subito a capire che esiste una specie di argine, di cammino di cresta, e nei cammini di cresta si rischia sempre di cadere o da un lato o dall'altro. Da un lato vediamo che possiamo avvicinare il fenomeno antropocene attraverso come dire, un occhio di tipo scientifico, per cui tutta la discussione che possiamo, come dire, tentare di seguire, di ricostruire negli anni dei geologi per effettivamente vedere se siamo in una nuova era geologica o meno, è un aspetto. Dall'altro lato invece abbiamo questo bisogno di riconoscere all'antropocene una culturalità, cioè un fatto culturale indipendentemente da come noi lo possiamo definire.
è un fatto culturale che sta impattando nel nostro quotidiano, culturalmente parlando. Non sto quindi solo parlando, per esempio, della crisi climatica o di quelle che sono tutte le forme, ad esempio, di neocolonialismo che la crisi climatica sta facendo riemergere in modo abbastanza evidente. Si può dire che l'antropocene ha una sua forza di impatto anche sull'immaginario collettivo. Per cui di fronte a chi nega valore a questa parola, ci sono addirittura i negazionisti terminologici, per cui sono veramente infastiditi dal fatto che alcune persone, proprio perché si tratta ormai di un termine alla moda, utilizzino la parola antropocene. Da un lato abbiamo fenomeni di questo tipo, dall'altro lato abbiamo una cultura, anche pop, che ormai si è appropriata di questa parola e sta elaborando una specie di narrazione complessa, multivocale, polifonica, che sta tentando di fare la stessa cosa che fanno gli scienziati, cioè provare a mettere ordine nel caos. L'antropocene, io personalmente mi fermo a come dire, un approccio superficiale, è una realtà così articolata e così complessa che fa venire in mente quelli che Morton chiamava gli iperoggetti, cioè realtà così complicate che è difficile, che sono difficili da immaginare. Questa confusione in cui stiamo tentando di mettere ordine, secondo me, è come dire, un momento di caos, una fase magmatica che sta producendo un pullulare di narrazioni. Alcune di queste sono tossiche, alcune probabilmente non lo sono, ma quello che si può notare è che si può avvicinare il problema dell'antropocene anche da un punto di vista narratologico. Che cosa significa? Che possiamo considerarlo appunto un grande storytelling, un'operazione di storytelling, parola anche questa probabilmente antipatica tanto quanto la parola antropocene, ma uno storytelling che ha degli autori, un'autorialità molto probabilmente diffusa, perché come dicevo prima esiste una polifonia, una molteplicità di voci che stanno producendo un nuovo immaginario, e poi hanno anche invece singole voci che hanno una capacità di impatto molto, molto forte. E singoli autori proprio che stanno prendendo, come dire, alcune immagini chiave, alcune parole chiave, le stanno utilizzando per parlare di questo fenomeno. Da un punto di vista antropologico, da una prospettiva antropologica, a me interessa guardare l'antropocene sotto questo tipo di luce, cioè un fatto culturale che sta producendo delle narrazioni. Il punto è che alcune di queste narrazioni non necessariamente sono narrazioni positive. Fino a qualche tempo fa, per esempio, eravamo molto affascinati dalla fioritura e dal conseguente uso abbastanza noioso della parola distopia, che è un genere letterario, ma è anche un modo di immaginare il futuro attraverso non solo la letteratura. Pensate ovviamente alla massa di serie TV o di produzione cinematografica che ha fatto entrare l'elemento distopico nel nostro immaginario quotidiano. Ecco, questo tipo di esperienza è secondo me è solo uno dei tanti modi possibili per immaginare il futuro. Personalmente sono molto pessimista sulle capacità di reazione e di effettivo impatto trasformativo che l'uomo può avere in questa fase storica. Possiamo probabilmente contenere i danni, però in prospettiva globale, la crisi climatica è comunque uno tsunami che dovremo affrontare in un qualche modo. E quindi sono più personalmente dell'idea che
non saremo in grado di modificare le cose, ma che dovremmo modificare la nostra capacità di resistenza e di sopravvivenza in condizioni ambientali gravemente compromesse. Però nel frattempo si può notare, secondo me, qualche cosa di interessante, cioè che le narrazioni che stanno cominciando a nascere sono tutte, anche se in modo imperfetto, delle narrazioni di tipo cosmologico, cioè sono delle riflessioni sul tempo. Il fatto che il futuro, come dire, ci viene scippato dal fatto del non riuscire più a immaginare un dopo, fa sì che si creino per reazione tutta una serie di narrazioni possibili che tentano invece di rappresentarci il futuro non necessariamente attraverso la chiave della distopia. Non so, provate a pensare all'accelerazionismo, provate a pensare all'estinzionismo, oppure un altro modo è il breakthrough, oppure altre forme sono quelle della singolarità, cioè esistono tante cosmogonie, piccole cosmogonie in atto che tentano di reinterpretare il futuro in una chiave più o meno positiva. Ora, se noi ci mettiamo a riflettere sulle possibilità che abbiamo, sicuramente intervenire nell'azione, intervenire su quello che realmente si può fare per contenere il disastro climatico è vitale, cioè dobbiamo pensare all'acqua, dobbiamo pensare alle emissioni di CO2, dobbiamo pensare a come proteggere tutta una serie di ecosistemi che sono vitali a se stessi e non solo a noi, e quindi dovremmo, come dire, anche poi innescare un altro discorso, se possibile, che è quello del deantropizzare la prospettiva dell'antropocene, perché la parola antropocene mette al centro il discorso antropico, ma sarebbe poi anche importante riuscire a creare un déplacement prospettico per poter parlare in modo forse più globale e articolato del discorso. Però alla luce di tutti questi elementi, secondo me si può affermare una cosa che magari svilupperò nel secondo movimento, nella seconda tornata di domande, e cioè quale capacità abbiamo noi oggi come individui nell'intervenire di fronte a delle narrazioni tossiche per costruire delle contronarrazioni. Ecco perché per me uno dei modi possibili per affrontare la questione antropocenica è la narratologia, cioè riconoscere la narratività dell'antropocene come evento culturale e capire qual è il nostro margine di intervento. Perché la mia idea è che se modifichiamo le narrazioni possiamo modificare la realtà. Va bene, grazie. Io vedo che c'è una domanda per te, però poi le leggiamo dopo, o chi può, chi ha il microfono funzionante, magari le pone di persona, insomma, direttamente. Grazie Matteo. Io adesso vorrei rivolgere un'altra domanda ad Emanuele, che penso volesse anche continuare il discorso che stava facendo. Però ti chiederei anche di toccare, tornando al... Ops, cosa è successo? C'è qualcuno che ha il microfono aperto, forse. Dicevo, tornando al discorso sull'attuale pandemia, ti chiederei anche di spiegarci in che modo la conflittualità operaia, la conflittualità sociale e quella ambientale, quindi dei movimenti per la tutela, diciamo così genericamente, dell'ambiente, possono convergere e dare forza, come tu stesso anche hai detto altre volte anche in delle interviste, possono convergere e dare forza ai movimenti per la giustizia climatica, di cui tra l'altro tu sei un attivista. Sì, confermo sull'ultima parte.
Guarda, se a te non dispiace, riprenderei brevissimamente il ragionamento che facevo prima, riattacco il timer che non voglio rubare tempo, però poi ci arrivo perché in realtà, dicevo precedentemente, no? Cominciamo a vedere l'antropocene nel momento in cui quella che prima sembrava una crisi insormontabile nella forma appunto della crisi ecologica, diventa invece quantomeno pensabile come un terreno di sviluppo che precedentemente non era stato preso in considerazione. Ora, il terreno, la struttura industriale che permette questo passaggio, okay, è in qualche modo segnata da tre dimensioni che naturalmente non posso spiegare per filo e per segno, però poi se qualcuno è interessato riprendiamo o nelle domande o comunque faccio girare i testi, non solo miei naturalmente, che affrontano. E i tre passaggi sono: quello fondamentale è che la sfera della riproduzione sociale, che nel ciclo precedente, in particolare nel suo apice fordista, è considerata infinita e gratuita, perché quello che giustamente mette in luce Moore nella sua analisi è che certamente l'attività dell'ambiente, i free gifts di Ricardo, sono infiniti e gratuiti e vanno nella sfera di quella che Moore per l'appunto chiama natura sociale astratta, ma ci finiscono anche delle forme di lavoro umano non pagato, invisibilizzato, marginalizzato, come il lavoro domestico per lo più svolto da donne e il lavoro servile. Quindi torniamo alla questione del colonialismo. Ora, a me pare che il ciclo di conflitti anni 60 e 70 abbia come effetto quello in realtà di porre la sfera della riproduzione all'interno dei circuiti di valorizzazione, che non significa naturalmente aver ottenuto un miglioramento o solo un miglioramento, ma essere entrati in circuiti di sfruttamento, no? Quindi sempre nell'ambivalenza di quello che significa confliggere dentro un, diciamo così, un contesto capitalistico, però l'effetto mi pare rilevante. E gli altri due processi che vanno presi in considerazione sono, da un lato, quello di finanziarizzazione che accompagna il neoliberalismo dall'inizio fino a dove siamo oggi, e quello che potremmo definire cognitivizzazione del lavoro. E in particolare qui il lavoro di riferimento è quello di Paul Edwards, che è stato un allievo di Donna Haraway, che ha mostrato, con un'analisi davvero meravigliosa di Science and Technology Studies, della scienza climatica, come in realtà quel tipo di conoscenza che poi informa le politiche deriva da infrastrutture della conoscenza molto complesse, ma tutto fuori che innocenti, e che in qualche modo quindi quel percorso che sta a cavallo tra il divenire fondamentale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e l'intellettualità di massa, quindi il fatto che porzioni insospettabili precedentemente di popolazione mondiale diventano alfabetizzate, quindi entrano nel processo produttivo in maniera diversa da come c'entravano precedentemente, in qualche modo, cioè, il problema dell'antropocene come stile di governo, che poi informa, appunto, vi dicevo, dal summit della Terra del 2002 si arriva poi ai primi effetti legislativi importanti e famosi, quindi Kyoto nel 1997, che Kyoto rimane famosa per essere il primo trattato legalmente vincolante sulle questioni climatiche, ma in realtà la grande innovazione proposta da Kyoto è la mercatizzazione della questione ambientale, no? Quindi l'idea di dire della questione climatica, il cambiamento climatico è prodotto dal fallimento dei mercati che storicamente non sono stati in grado di diciamo così, conteggiare in maniera propria le esternalità negative, quindi le emissioni in questo caso, e però l'unico modo per risolverli è creare nuovi mercati dedicati in cui, dando un prezzo a quell'esternalità, si potrà risolvere il problema. E questo approccio mercatistico alla questione del cambiamento climatico arriva da Kyoto, arriva fino a Parigi, non viene scalfito, quindi cambia il lato legislativo, il trattato è un trattato di tipo diverso, ma l'innovazione economica fondamentale rimane sostanzialmente la stessa, e in qualche modo incrocia la questione del digitale e dell'informatica all'interno dei processi produttivi con la questione ecologica. Okay? Nonostante si siano pensati, si faceva prima riferimento, meschiare, a mio avviso in maniera molto intelligente, alle questioni dell'accelerazionismo, no? Che se ci pensate all'interno anche dei ragionamenti dei movimenti, no? Quindi, da un lato chiamiamolo il côté decrescita, quello che si occupa in primo luogo delle questioni ecologiche, ha sempre avuto l'incapacità di guardare dall'altro lato
del crinale dove stavano le critiche accelerazioniste, che invece tendenzialmente avevano più a che fare con la corruzione del general internet, no? Per utilizzare un termine che ha avuto una certa diffusione qualche anno fa, e viceversa. E viceversa. Se oggi, in primo luogo, le istituzioni, ma ci arriveremo, non certo innocentemente in questo caso, per esempio prendete il Next Generation dell'Unione Europea, ok? Dove sostanzialmente il 70% dei finanziamenti che verranno elargiti devono rispondere a criteri che riguardano da un lato la digitalizzazione e dall'altro la conversione dell'economia, quindi o decarbonizzazione o diciamo così economia verde, green economy, no? Se ci pensate è stato, diciamo, andrà analizzato, ma che non ci sia stato contatto analitico tra queste due anime della critica, non necessariamente radicale, ma comunque della critica al modo di produzione capitalistico, è stato una iattura per chi ragiona in quei termini. Ma questo lo dico e ci arrivo alla domanda che mi ponevi, perché da un lato l'antropocene come stile di governo è possibile perché il lavoro cambia dal regime fordista al regime che chiamiamo neoliberale, anche se non sono due termini omologhi, ma per intenderci, e però la fase in cui siamo adesso, quella in cui che mi chiedevi di considerare in queste battute finali dell'intervento, e quindi che possiamo definire giustizia climatica, nasce precisamente dal fatto che le promesse, aia, occhio ragazzi al microfono, perché questa era veramente vicina, però era anche simpatica. Dicevo, è possibile quello stile, quell'antropocene come stile di governo, partire da una nuova configurazione del processo produttivo, ma porta con sé anche delle promesse, ok, che incrociano il digitale e l'ecologico, perché sostanzialmente la promessa duplice è: il lavoro faticoso verrà sempre meno diciamo così posto sulle spalle degli esseri umani, perché ci saranno i robot, le macchine che lo faranno, e quindi sostanzialmente si libererà tempo per cose più piacevoli che il lavoro manuale, il lavoro faticoso, e dall'altro tutto questo produrrà anche un miglioramento della performance ambientale. Questa promessa non è in realtà mai stata mantenuta, ma nel corso del ventennio che lega il protocollo di Kyoto all'accordo di Parigi, in qualche modo si era messa in moto una tipologia di governance che differiva alla conferenza delle parti successiva la risoluzione di un problema che veniva continuamente posto, e magari posto in maniera sempre più precisa e accattivante. Le fondamenta, diciamo così, di teoria economica e di pratica politica della governance climatica, quella su cui si è retta, no, nel ventennio da Kyoto a Parigi, vengono in realtà meno, io credo, tra la COP24 di Katowice del dicembre del 2018 e gli scioperi climatici, per una ragione poi relativamente semplice, perché se si va a leggere quello che dicono Fridays for Future o Extinction Rebellion, il punto è: avete promesso questo, come dire, abbassamento di emissioni e produzione di profitto. Profitto ne è stato prodotto un pochino, sì, ma molto meno di quello che si aspettava, poi comunque come tutte le modalità simili fa una gran fatica a percolare dai mercati finanziari alla, diciamo così, cosiddetta economia reale, insomma, sarebbe lungo ora parlare del rapporto tra queste due dimensioni. Quello che sicuramente non è avvenuto è che ci sia stato un calo delle emissioni, ok? Quindi a un certo punto quella scommessa, anche ambiziosa, anche a suo modo geniale, va accantonata, si parli d'altro e si torni all'azione diretta, e poi si vedrà se e come il comparto istituzionale dovesse rispondere. Quindi il 2019 ha fatto questo, cioè ha ritirato la legittimità che un pezzo di composizione sociale ecologista aveva invece in qualche modo concesso al sistema di governance climatica, sulla base dell'argomento che un piccolo passo nella giusta direzione è comunque meglio che nessun passo, o addirittura dei passi indietro, no? Quindi ha certificato un fallimento. Quello che accade nel 2020, quindi vengo alla tua domanda, è un passaggio ulteriore, e l'ha sintetizzato secondo me in maniera egregia lo storico economico Adam Tooze, in un articolo per il Guardian che poi è stato prontamente tradotto per l'appunto dai movimenti, dai collettivi di ecologia politica, ma anche da altri settori di movimento,
in Italia, che si intitolava per l'appunto La prima crisi economica dell'antropocene. Ora, in realtà, se visto dal sud globale, non si tratta della prima crisi ecologica dell'antropocene, sicuramente la è dal punto di vista dell'impatto che ha avuto su quelle che sono, appunto, che è il nord globale, cioè sostanzialmente l'asse nord-atlantico. Ma vabbè, insomma, al di là di questo, il punto che pone Adam Tooze è dirimente e ci porta alla questione che dicevi tu. Lui dice sostanzialmente le crisi precedenti, da quella del 29 nel XX secolo a quella del 2007-2008 nel XXI secolo, avevano una svariata quantità di, cioè, molte ragioni, molte cause, ma tendenzialmente tutti quanti erano d'accordo nel dire che la soluzione sarebbe stata quella di riportare le persone che avevano perso il lavoro a lavorare. Okay. Se noi però diamo per buona, e non c'è ragione per non dare per buona, la lettura che tu proponevi precedentemente, no? Che è stata poi in particolare portata avanti da Rob Wallace e colleghi e colleghe, no? Quindi dell'eziologia capitalistica di questa pandemia, il problema che ci si pone è capire quali settori hanno bisogno che le persone tornino a lavorare, quali settori invece devono semplicemente, tendenzialmente, no? Quindi non dall'oggi al domani, ma con una strategia di transizione a breve periodo, essere tendenzialmente cancellati, e quali nuovi settori che oggi ancora non esistono devono essere quelli su cui investire. Ok? In buona sostanza, quindi, questo è il problema dell'antropocene che vive la sua prima crisi ecologica. È evidente che dal mio punto di vista, che come diceva Mara, sono un attivista climatico, si pone la questione di dire quali sono le risorse che i movimenti possono dare a questa ricerca, no? Di questo criterio di selezione, che poi alla fin fine è quello che lega il tema del conflitto al tema della cura, per pensare a una strategia basata sul lavoro per l'antropocene. Quale lavoro serve e quale lavoro non serve. E mi pare che da un lato la giustizia climatica e dall'altro il movimento transfemminista globale siano i due soggetti in qualche modo più adatti, ma non a porre il tema che portano avanti come centrale, okay? Quanto piuttosto a sforzarsi di rendere questa tipologia di mobilitazione una cornice politica capace di risignificare quelli che sono stati conflitti comunque molto importanti in passato e che continuano a darsi. Quindi lo sforzo che ho provato a fare negli articoli che ho scritto per Le parole e le cose, ma che se andate a vedere sono stati fatti collettivamente al campeggio di ecologia politica nel luglio del 2020 e al secondo climate camp di Marghera nel settembre del 2020, era praticamente quello di leggere le mobilitazioni dei precari, le mobilitazioni di lavoratrici e lavoratori della logistica, le mobilitazioni all'interno del comparto delle carni, come mobilitazioni che esprimessero in qualche modo il protagonismo della riproduzione sociale, quindi significa giustizia climatica da un lato e ipotesi transfemminista dall'altro. Faccio solo un esempio. A dicembre è passata una legge molto importante in Germania che vieta il subappalto nel settore della macellazione e in generale nel settore delle carni, anche nel lato conserviero, no? Quindi quello più legato alle fabbriche. Studiando quest'estate questi comparti in Italia è risultato in maniera molto evidente, questo l'ho fatto anche in prima persona, ma meglio di me l'hanno fatto altri, una tendenziale sovrapponibilità tra le mappe del contagio e le mappe dello sfruttamento. Quello che mostra, e naturalmente ci sono state mobilitazioni molto importanti a partire dal 25 di marzo su queste questioni in Italia e non solo, evidentemente il legislatore tedesco ha ritenuto che effettivamente ridurre lo spazio di manovra dello sfruttamento in questi settori avesse anche una dimensione di sanità pubblica, ma sul lungo periodo evidentemente anche una dimensione di positività dal punto di vista della performance climatica, perché tenete conto che quei sistemi, come molti altri, si reggevano sul just in time e sull'allungamento quanto più possibile esteso delle catene del valore globali. Tendenzialmente lavorare di meno e rilocalizzare la produzione sono due dinamiche che servono a ridurre lo sfruttamento, a ampliare la cosiddetta resilienza, con brutta parola mi perdonerà Meschiari, perché è una di quelle insieme a storytelling e l'antropocene che sono antipatiche, e soprattutto anche a ridurre le emissioni. Quindi vedete che sostanzialmente una lotta operaia che
come primo obiettivo a quello di ridurre il rischio di esposizione, in realtà si tramuta in una fondamentale richiesta e rivendicazione di giustizia climatica sul medio periodo. Essere capaci di risignificare, qui davvero il lato narrativo è molto importante, io concordo con Meschiari, anche nei conflitti, anche nelle mobilitazioni, se si riesce a farlo, ovviamente io credo ne guadagnano un po' tutti, ecco, chi sta da questa parte della barricata, della nostra parte. Grazie per l'attenzione. Grazie a te. Vado con un'ultima velocissimissima domanda a Matteo e poi avviamo la discussione dei pochi rimasti, purtroppo. Dunque tu, Matteo, in Antropocene Fantastico poni una domanda che è emersa anche nell'intervento che hai fatto prima, e cioè: come allestire un immaginario che abbia anche un reale peso politico sulle coscienze? Ora, a mio avviso le cosmogonie si costruiscono a partire da emergenze concrete. Quindi io mi chiedo e ti chiedo in che modo, secondo te, il cambiamento può avvenire nel pensiero se prima non è nelle cose? Sì. Le cosmogonie non si sa effettivamente come nascono, e siamo nel, come dire, in una osservazione in presa diretta, in una contemporaneità tra noi e il nascere di nuove narrazioni. Diciamo che non abbiamo quella prospettiva storica che ci permette di capire anche come effettivamente certe dinamiche possono prodursi, nel senso che è un po' presto per capirlo, secondo me. Ti posso dire che dal mio punto di vista, che è un punto di vista semplicemente, come dire, di soglia e che non ha nessuna pretesa di entrare in un'azione diretta nell'immediato, però io credo che sia molto importante renderci conto che stiamo vivendo in una fase di collasso cognitivo. Con collasso cognitivo si può, come dire, si potrebbe capire attraverso un'immagine, non so se sai che cos'è il Lyme disease, che viene trasmesso dalle zecche, qualche cosa che attacca il sistema nervoso e che in una delle sue, come dire, derive patologiche porta nell'arco di tempo a non riconoscere più i volti delle persone. Tu sai che una persona è lei, ma guardandola, vedendola, non la riconosci, perché hai subito un danno neurologico. Secondo me questa è un'immagine che può aiutarci a capire che cos'è il collasso cognitivo. Siamo di fronte a una realtà, ma non la vediamo. Vogliamo trovare un'immagine meno drammatica. È come se noi entrassimo in cucina e cerchiamo il sale e non lo troviamo. Perché non lo troviamo? Eppure ce l'abbiamo sotto gli occhi. Ecco, perché non riusciamo a vedere il sale che abbiamo sotto gli occhi? Perché continuiamo a guardare la televisione mentre il divano su cui stiamo seduti è completamente in fiamme? Ecco, molto probabilmente perché siamo in una fase di dissonanza cognitiva, che è la fase che precede il vero e proprio crollo cognitivo, e che, a mio modo di vedere, una delle tante cause possibili per definirla è che siamo in una società delle immagini in cui facciamo molta fatica a distinguere la fiction dalla realtà. È come se appunto in questa famosa cucina noi entrassimo e non pensiamo che è la nostra cucina, pensiamo che la cucina è in un film. Crediamo di non sapere dove sono le cose perché ci sembra la cucina di qualcun altro. Ecco, in questa situazione che sembra una specie di paradosso in cui in realtà viviamo quotidianamente, è proprio questo problema del non riuscire a percepire quello che sta accadendo nella contemporaneità. Siamo in mezzo a un guasto climatico in atto,
non ce ne rendiamo forse conto perché dall'Italia non siamo nell'Artico e quindi nell'Artico vedremo molto meglio certe cose di come non le vediamo qui e in realtà le abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni, ma non le vediamo. Ecco che allora per me lavorare sull'immaginario non significa fare, come dire, un lavoro su per produrre narrazioni che hanno a che fare con gli unicorni e con la polvere di fata. L'immaginario è un modo per tentare di capire che cosa è vero e che cosa è falso. Lavorare sull'immaginario è un modo per dotarsi di strumenti per smascherare le finzioni. E sono appunto tutta una serie di costruzioni, di castelli fittizi che noi abbiamo davanti agli occhi, che ci impediscono di vedere la realtà. Ecco per me perché si può parlare in un qualche modo di azione lavorando sull'immaginario e lavorando sulla percezione e su quelli che sono i dissesti cognitivi. Perché quello che noi vediamo, quello che noi percepiamo, dipende dal nostro background. Ora non voglio citare necessariamente Sapir-Whorf per riuscire, come dire, a inquadrare in modo cognitivo e antropologico la questione. Però più o meno siamo lì, cioè noi vediamo quello che sappiamo. Se sappiamo delle cose sbagliate, dobbiamo cambiarle. E un modo per cambiarle è appunto intervenire narrativamente, il che non significa, ripeto, facendo della fiction completamente astrusa, ma intervenire narrativamente nelle modalità che abbiamo di percepire la realtà, perché c'è qualche cosa che non funziona. Il canale di percezione è stato tagliato. Se vogliamo ristabilire un canale di percezione corretto, dobbiamo molto probabilmente pulirci gli occhiali, perché sono sporchi. Ecco, questo non so se ho risposto alla tua domanda, ma io lo vedo già come una cosa che precede dei movimenti di azione, perché se non riusciamo a modificare la nostra percezione, non riusciamo nemmeno a vedere il pasto. Ti ringrazio. Nella chat non vedo domande, quindi esorto chi magari aveva scritto qualcosa che si era prenotato a rifarlo, perché chiaramente c'è la chat. Sì, Metis, se ti posso venire in soccorso, io mi ero segnata comunque quello che era stato messo, i nomi di quelli che erano intervenuti nella chat. Non so se sono ancora con noi, però si erano prenotati a fare delle domande. Gioele Zisa, che non so se poi è rientrato. Sì, eccolo. Quali strategie narrative proprie delle società antiche, o passatemi l'espressione, scrive Gioele Zisa, tradizionali, le società tradizionali, possono essere utili alla produzione di contronarrative efficaci? Era la domanda, credo, rivolta a Matteo, ma penso che questo ce lo può dire Gioele, il quale ha difficoltà col microfono, quindi magari si ha bisogno. Sì, per Matteo ha scritto, infatti. Sì. Sì, rapidissimamente, diciamo che ci sono delle risposte molto complete in tutta la produzione, credo, di Viveiros de Castro, ma in particolare nelle sue riflessioni proprio legate all'antropocene e il futuro del pianeta. Diciamo che è la risposta che dà la risposta politica militante, che dà una buona parte della ricerca antropologica, cioè l'antropologia non è solo la produzione di un sapere, ma è anche un traghettare saperi altri nella nostra cultura occidentale, andare a vedere il fuori e l'altrove per poi tornare nel qui con quella che è la capacità critica delle rappresentazioni altre, delle visioni del mondo altre. E quindi secondo me applicando questa, come dire, questa strategia generale, questo metodo militante antropologico, secondo me la risposta viene da sé, nel senso che le culture altre, lontane nel passato, lontane nello spazio, hanno sicuramente qualche cosa da dire, non per, come dire, arrivare a una loro immediata traducibilità nella nostra contemporaneità,
ma per vedere come rappresentano il mondo in chiave alternativa. Abbiamo, non lo so, per esempio nelle isole Trobriand abbiamo delle rappresentazioni non lineari del tempo che secondo me sarebbero molto interessanti da mettere almeno, come dire, in comparazione, in conflitto, in shock culturale con le nostre, perché ci darebbero, come dire, delle prospettive molto diverse su come guardare il nostro presente qui. Pensiamo, come dire, a tutto il discorso delle ontologie indigene che appunto, mi ricordo che era stata formulata prima un'altra domanda, e cioè il fatto appunto di deantropizzare lo sguardo sull'antropocene e quindi cercare delle prospettive, diciamo, che sono quelle delle persone non umane, e quindi tutto il discorso sviluppato da decenni dall'antropologia sull'animismo è qualcosa che può dare, secondo me, degli strumenti per svecchiare, per spostare la specola cognitiva con cui noi guardiamo la nostra contemporaneità. Quindi ci sono, come dire, secondo me, dei repertori di narrative alternative nelle culture altre che sono, che è doveroso andare a esplorare. Metis, non so se hai visto la chat, c'è Alessandro che vuole intervenire. Prima c'erano domande anche di Rebecca Rovoletto e di Chiara Mengozzi, ma non so se ci sono ancora. In parte Matteo ha risposto a un'altra domanda che era nella chat precedente. Ora qua vedo Alessandro Lutri e Lizzi Privitera. Vabbè. Sì, io volevo fare appunto una domanda diretta in particolar modo a Matteo riguardo, diciamo così, a quella dimensione immaginifica che è lui, diciamo così, che è molto cara ed è abbastanza, diciamo così, ecco, vicina a me da un punto di vista, ecco, antropologico. E vorrei, diciamo così, ecco, anche riprenderla considerando antropologo che, diciamo così, ecco, in parte condividiamo, che è la figura appunto, ecco, di Tim Ingold. Ora, Tim Ingold ripensa in maniera profonda l'obiettivo della conoscenza antropologica, nel senso che per lui, diciamo così, ecco, ritiene fondamentale che debba essere orientato più in senso trasformativo. Trasformativo, diciamo così, ecco, sia riguardo naturalmente, ecco, lo sguardo, capite, ecco, antropologico, ma anche, diciamo così, ecco, il mondo verso cui, capite, ecco, ci si interessa, perché naturalmente entrando, capite, che relazione, osservati osservatori e osservati reciprocamente, diciamo così, ecco, bisogna andare a innescare questa trasformazione. Ora, detto questo, però, tornando al discorso, capite, ecco, sulla dimensione che immaginifica, e che anch'io condivido, diciamo così, ecco, che nell'ambito appunto, ecco, del discorso sull'antropocene è interessante di quanto significa anche che una ricerca di nuove, diciamo così, ecco, visioni del cosmo, capite, del mondo. Quindi quanto il discorso sull'antropocene ha innescato, è stato un grande sollecitatore di nuove visioni, appunto, ecco, del mondo e del cosmo in cui, capite, ecco, uno abita. Però non bisogna, diciamo così, ecco, anche tenere in considerazione le configurazioni di potere dentro cui, diciamo così, ecco, voi gli immaginari vanno poi, diciamo così, ecco, a cercare di trovare un certo, diciamo così, ecco, consenso, perché abbiamo visto, diciamo così, ecco, che passiamo nell'epoca, diciamo così, ecco, che precede il discorso antropologico, un immaginario industrialista che continua ancora abbastanza, capite, che a dominare e che di fatto si scontra benissimo con quello, capite, ecco, dell'antropocene, che ha difficoltà invece a riuscire a conquistare, diciamo così, ecco, spazi anche, dico, efficaci, che però, diciamo così, ecco, ci sono e che io ritengo fondamentale, diciamo così, ecco, anche considerare. Cioè l'antropologia dovrebbe più andarsi a interessare verso le nuove trasformazioni, diciamo così, ecco, voi immaginifiche, capite, ecco, del mondo, più che andarsi a interessare come invece le tradizionali, capite, che immaginari resistono invece, diciamo così, ecco, voi a le potenti politiche
diciamo così, economiche, che cercano, diciamo così, anche invece di affermare in maniera completamente diversa, negazionista, accelerazionista e così via. Sì, rispondo subito dalla fine, perché effettivamente è necessario, come dire, un distinguo, se non un distinguo, come dire, un piccolo chiarimento. Quando si parla di culture tradizionali, è chiaro che non stiamo parlando di culture tradizionali pure, diciamo così, ma sono culture che hanno già elaborato in sé un'ibridazione con la modernità, nel senso che Viveiros de Castro fa un discorso molto interessante proprio su questo, su come l'elaborazione del collasso che per esempio le civiltà amerindiane hanno sperimentato con l'arrivo dei coloni europei, e quindi tutto il tentativo di elaborazione del colonialismo, le perdite di vite, la violenza, la schiavitù, eccetera, eccetera, hanno prodotto delle narrazioni sincretiche che hanno già incorporato dentro di sé, come dire, l'apocalisse portata dagli occidentali. E quindi stiamo parlando in realtà di narrazioni che sono già, come dire, orientate in una rielaborazione culturale e politica dello scontro di culture. E quindi questo secondo me andava detto, come dire, subito, perché il rischio per me molto alto è sempre poi quello di andare a guardare alle culture altre con un atteggiamento che potrebbe essere definito di colonialismo intellettuale, per cui alla fine questi sono molto interessanti, prendo quello che mi serve e in realtà per fare le mie cose. Ecco, sicuramente è un rischio permanente, perché esiste, come dire, lo sappiamo, la tendenza a abbiamo una tendenza di rapina anche da un punto di vista culturale, non soltanto da un punto di vista delle materie prime, dei beni materiali. E per quanto riguarda il discorso più generale dell'immaginario, è chiaro che il fatto di andare a vedere, per esempio, come, non lo so, a Papua Nuova Guinea vedono la geologia del suolo e capire come questo ci può aiutare a capire il nostro rapporto col paesaggio, che è assolutamente rinascimentale, occidentale, industriale, chiamiamolo come vogliamo, è sicuramente utile, però è solo una piccola porzione del discorso sull'immaginario e di strategie dell'immaginario di cui abbiamo bisogno. Secondo me, invece, una delle cose più efficaci lavorare sull'immaginario come scienza degli scenari, e cioè andare a studiare, per esempio, come altre forme di collassi che diverse culture sul pianeta hanno dovuto affrontare, sono in realtà, come dire, dei luoghi di riflessione per immaginare delle alternative nel futuro. Ed è un esperimento, diciamo, antropologico che assieme ad Antonio Vena ho fatto proprio sul discorso della narratività e dell'immaginario. Abbiamo lanciato un progetto che si chiama Tina, che ha portato alla produzione di un grosso libro di scenari proprio legati al discorso dell'antropocene, perché che è stato un lavoro collettivo, 150 persone hanno scritto, hanno partecipato per tentare di definire un po' la propria idea di collasso, perché effettivamente se noi proviamo a capire come sono avvenute certe cose nel passato, possiamo molto probabilmente allenarci ha una certa plasticità mentale per affrontare cose adesso e dopo. Dunque, in chat leggo la domanda di Lizzi, che non ha il microfono attivo, ed è una domanda che rivolge a entrambi gli ospiti.
esordisce dicendo: ciao Matteo, grazie per la tua presentazione. Il tema della contronarrazione mi sembra cruciale, soprattutto laddove l'immaginario collettivo non è stato allenato, tra virgolette, stimolato. La tua domanda, quale capacità abbiamo noi come individui, che risposta potrebbe avere se la riformulassimo, cosa possiamo noi come individui impegnati nella ricerca? E aggiunge, penso alle biografie tossiche, ma non solo, o altre proposte, e rivolge la domanda sia a Matteo Meschiari che a Emanuele Leonardi. Quindi vuoi rispondere prima tu, Emanuele? D'accordo, d'accordo. Ma allora, io la metterei giù così, cioè, nel senso, qui secondo me si nota più chiaramente che altrove anche una differenza di provenienza, diciamo così, disciplinare, nel senso che le domande con cui io ho più familiarità riguardano i collettivi, molto più che gli individui, anche perché, senza naturalmente andare a fare una situazione di d'accordo? Però in effetti negli studi che ho cercato di fare emerge abbastanza chiaramente che, come dire, dal punto di vista della giustizia climatica, il momento in cui l'immaginario, diciamo così, implode in un certo senso ed esplode nell'altro è proprio quello che sostanzialmente passa tra il primo sciopero climatico del 15 marzo del 2019 e il terzo, che è il 27 marzo del 2019, in cui da un lato si ha una continuità di numeri enormi. In Italia stiamo parlando di oltre 1 milione di persone nel primo come nel secondo caso, ma un passaggio di radicalità molto importante. Quindi proprio è sufficiente andare a leggere quello che ci sta scritto sui cartelli il 15 di marzo o il 27 di settembre. La cosa interessante è che questo movimento modifica, secondo me, in maniera molto significativa, anche se mi rendo conto che sto usando la questione del termine immaginario in maniera un po' diversa da come l'ho utilizzato più tecnicamente, Meschiari, ed è proprio il fatto che sostanzialmente chi si è occupato di giustizia climatica in qualche modo si è sempre trovato di fronte al problema politico di dire come si mobilita in una circostanza in cui effettivamente il messaggio che passa è deprimente. Okay? Quindi per rispondere al cambiamento climatico dobbiamo fare meno di questo, meno di questo, meno di questo, meno di questo. No? E quindi dire cambiamento climatico in qualche modo significava evocare scenari apocalittici o comunque molto negativi. Nel momento in cui le piazze si riempiono di una generazione precedentemente non politicizzata, che sostanzialmente pone nei fatti, molto materialmente, una connessione che è quella opposta. Dico cambiamento climatico e immagino le piazze piene di persone giovani e giovanissime che vogliono effettivamente costruire una situazione in cui quello non è più un problema e quindi organizziamo l'economia a partire da presupposti completamente diversi rispetto a come l'abbiamo fatto fino ad oggi, all'interno di un percorso che è piacevole, perché le piazze piene, in particolare quelle piazze piene, davano un'impressione non solo di grande forza ma anche di grande benessere, no? Come dire, notare chi ha preso parola in quelle piazze e come hanno gestito il parlare in pubblico persone che non l'avevano mai fatto prima è comunque sempre istruttivo, perché parlare in pubblico significa anche esporsi, ma erano piazze, come dire, molto, che davano molto il benvenuto a persone che non avevano esperienze precedenti. E quindi direi che, per come porto avanti le mie ricerche, io ho più visto quel lato lì, cioè come i movimenti collettivi hanno imposto all'immaginario un cambio di rotta in qualche modo, e che quindi poi i contributi individuali in qualche modo si attaccano a questi momenti di svolta che però non vi dipendono. Io rapidissimamente, venendo da posizioni libertarie che mi rendono molto ostico il discorso della delega, sento forte il rischio che della delega dell'immaginario, cioè che si lasci ad altri la produzione dell'immaginario. E quindi immaginario che ovviamente non è né positivo né negativo a seconda di come lo si utilizza, cioè il nazismo è stata una grande operazione immaginifica, no? Quindi si possono produrre dei mostri attraverso l'immaginario. Ora,
da un punto di vista individuale, secondo me, significa che è esattamente come ci si può allenare a fare musica, danza, alla lettura, in qualunque cosa, a camminare. Pensavo a Ingold, appunto. L'immaginario è qualcosa che è un muscolo che va allenato, quindi ognuno di noi ha una responsabilità verso se stesso. E poi, come dicevo prima, immediatamente per me però la fase successiva è stata quella di tentare di ragionare su una dimensione diffusa della narrazione, e quindi quello che poteva essere il mio immaginario non l'ho mai sentito come sufficiente, e nel progetto che abbiamo elaborato con Antonio Vene è stato appunto quello di chiamare a raccolta tutte le persone che volessero partecipare per allargare il ventaglio e quindi arrivare a una forma di costruzione di un immaginario collettivo attraverso dei contributi individuali. Ma la fase del passaggio dalla responsabilità personale alla dimensione collettiva per me è necessaria. Grazie. È Christian Mulder che ha alzato da un pochino la mano. Buonasera, entrambi erano bellissimi interventi e la domanda, o meglio le osservazioni, sono rivolte un po' a entrambi, tanto a Emanuele quanto a Matteo. Condivido in toto il fatto che non debba essere troppo puntato sull'uomo questa visione dell'antropocene, infatti giustamente Emanuele ha calcato la mano sul fatto che non c'è un consensus sulla data di inizio dell'antropocene, può essere 1610, poi la deforestazione dovuta agli effetti dopo, dovuti agli spagnoli e ai portoghesi in America Latina, non agli indios sterminati. Potrebbe essere benissimo 1880, la seconda rivoluzione industriale, o 1950, che è una data scelta e prediletta dai geologi, semplicemente perché in tutti i carotaggi è proprio l'inizio, e non ha niente a che fare con Truman, ma l'inizio dell'era atomica. E allora è un riferimento isotopico di base per datare tutto. Infatti, se voi andate a vedere le datazioni, vedete, sono tutte datazioni anteriori al 1950. Quello è praticamente l'anno zero per la chimica degli isotopi. O meglio, la storia così come incastonata nella chimica di questo pianeta. Però attenzione, sento anche da Matteo il fatto che dobbiamo aprire gli occhi, sì e no, mi spiego meglio. So esattamente cosa voglio dire avere degli occhiali sporchi. Mi capita continuamente. Ma pensate, è dal 1970 che il CAD di Roma ha detto esattamente come stanno messe le cose, e lo dico proprio da ecologo, da climatologo, sappiamo esattamente come stanno messe le cose. C'è l'IPCC alle Nazioni Unite, c'è l'IPES, c'è la FAO. Abbiamo tutti i modelli quantitativi esatti, precisi, con diversi scenari per mezzo grado, un grado e mezzo, due gradi, e tre gradi e mezzo e cinque gradi di aumento rispetto al 2010. E il Trattato di Parigi di cinque anni fa, cinque anni e due mesi, è proprio dovuto a questa enorme massa di conoscenze che abbiamo. Quindi non si tratta di voler vedere, ma si tratta di voler accettare. Tant'è che Obama mise la firma a Parigi al trattato a nome degli Stati Uniti, arrivò Trump, sapete come me che cosa successe dopo,
arrivo Biden e boom, di nuovo la posizione di Trump. Quindi vedere una cosa, ma si tratta di accettare. Noi vediamo le cose, ci sono decine di migliaia di scienziati che dal 1970 mettono in carta come stanno messe cose in perdita di biodiversità, deforestazione, ma proprio per quello vorrei essere meno negativo, più positivo, perché in pratica le cose le sappiamo, non le abbiamo in pugno, c'è ancora tanto da fare, però sappiamo cosa sta succedendo, questa è già una bella cosa. Il problema è convincere i politici e non è facile, lo vediamo già adesso con quello che sta succedendo a Roma, figuriamoci a livello mondiale, perché è estremamente frustrante quando uno rappresenta una nazione alle Nazioni Unite, ve lo dico per esperienza personale, sentire un poveraccio che parla a nome delle Maldive dell'innalzamento del livello degli oceani, ostacolato, negato, umiliato e mortificato dal delegato della Svizzera che dice: ah sì, però l'innalzamento degli oceani non è un problema. Il problema è lì, non è nel fatto che non si conoscano le cose. Noi le conosciamo, le vediamo, eccetera. Alcuni non le vogliono accettare e dobbiamo fare in modo che loro le accettino. E questo è il... Quindi da quel punto di vista non c'è... È collasso climatico, però possiamo ancora davvero fare molto per contenerlo. Tant'è che abbiamo visto con la pandemia che c'è stata una riduzione massiccia del biossido di azoto nell'atmosfera, semplicemente perché c'erano meno voli. Quindi si possono fare tante cose, non c'è bisogno di vedere tutto in maniera così drammatica. È assolutamente drammatica e non abbiamo altro tempo da perdere, ma siamo ancora in tempo, solo che dobbiamo rimboccarci le maniche, e sicuramente sono i politici che devono stare più a rimboccarsi le maniche, perché tendiamo troppo a delegare. Ah sì, il problema lo deve risolvere la regione Sicilia, per dire. A Palermo dicono: eh no, ma lo devono fare a Roma. A Roma dicono: ma lo devono fare a Bruxelles. A Bruxelles dicono: ma lo devono fare alle Nazioni Unite. E così non si fa mai niente. A un certo punto dobbiamo dare l'esempio, iniziando anche da noi. Se io vado all'università, io spengo il condizionatore, io non lascio accesso al riscaldamento. Sono tutte piccolezze. Se arriva una studentessa da me che dice di essere veganista con la borsa Louis Vuitton, io scoppio a ridere. Sono queste le cose. E nel quotidiano che noi possiamo fare molto per migliorare e contenere questo danno al clima. Scusa, grazie. Metis, grazie. Volevo dirti che Emanuele tra un po' ci dovrà lasciare, perché fra 5 minuti dovrà andare, quindi forse possiamo lasciare prima Emanuele rispondere. Io avevo una domanda, però non so a questo punto se farla in maniera veramente molto sintetica. Falla, dai, che ci mancherebbe, al limite appena dopo. Allora, in realtà mi stimolava questo rapporto individuo-collettivo, no? Cioè, più che rimanere o dentro il collettivo o dentro l'individuo, secondo me quello che poi fa l'antropologia è cercare di creare un ponte di conoscenza tra l'individuo e il collettivo. E da questo punto di vista io vorrei capire da te, perché stai per lasciarci, poi anche se Matteo ci vuole dire qualcosa sono contenta anche di avere la sua risposta a questa domanda, rispetto ai nuovi movimenti proprio per la giustizia climatica, che tipo di riconfigurazione tu osservi, voi osservate nel riprofilare il rapporto tra individuo e collettivo? Perché nel mio piccolo io osservo più cose che avvengono sul campo, diciamo, osservo come ricercatrice i processi locali che vedo andare
diciamo, in corso in Sicilia sostanzialmente, e poi con una prospettiva più di osservatrice esterna, quelli globali. Dal punto di vista del piccolo laboratorio che può essere la Sicilia, io vedo che questo rapporto individuo-collettivo fatica ancora molto a essere ricreativo degli immaginari, anche quindi delle narrazioni e dei linguaggi con cui comunicare un cambiamento effettivo, una trasformazione nel modo di riproporre il rapporto tra società e individuo in funzione della giustizia climatica. Perché non si trovano i modi per dire bene le cose, perché ancora ci sono dei linguaggi che sono assunti dal passato, che però fanno una specie di cortina rispetto al grande, diciamo, a un pubblico più grande di possibili sostenitori, e che sono quelli che hanno creato anche questi steccati. Chi cerca di superarli non sempre trova il giusto tono, e quindi alla fine sembrano un po' delle, alcune volte delle parole fatte, no? Come che arrivano dall'alto e tu le ripeti, però poi non riesci a dirle con altrettanta convinzione come quando tu parli con i linguaggi a cui eri più abituato. Ecco, questa difficile sintonizzazione, voi come la osservate dalla vostra prospettiva di ricerca? Allora, grazie intanto per entrambe le questioni che sono, cioè, io dovrò essere sintetico, ma però è una scusa che devo andare a prendere la bambina, cioè, è che sono problemi troppo importanti, troppo profondi per essere risolti in pochi minuti. Allora, rispetto all'intervento precedente, vado in ordine, ma ha ragionissimo sul genocidio, ma infatti io ho detto riforestazione, non deforestazione, cioè il genocidio riduce drasticamente le pratiche agricole e quindi riforesta nel corso di un secolo. Aree che precedentemente erano dedicate all'agricoltura, riduce drasticamente, si stima che il genocidio abbia interessato, cioè di 60 milioni che c'erano alla fine del XV secolo diventano 6 all'inizio del XVII secolo, e quindi stiamo parlando di modificazioni di grandissime, ma su questo penso che siamo d'accordo. Semplicemente se ho detto deforestazione ho sbagliato, perché intendevo dire riforestazione, che è l'opposto: più foreste, maggiore concentrazione, maggiore assorbimento e quindi minore concentrazione di CO2. Sulla questione dell'atomica invece, allora io, diciamo così, ho letto e riporto nei miei studi, quindi io non ho capacità di gestione del dibattito, dell'interlocuzione in chimica o in geologia, però mi era parso di capire che la data, diciamo così, atomica, quindi l'esperimento del 43 oppure lo sganciamento delle bombe su Hiroshima e Nagasaki del 45, in realtà sarebbero state datazioni simboliche, perché appunto nel dibattito dei geologi a parlare dovrebbe essere lo strato di terreno. Quello che ho capito, e magari posso essermi sbagliato, la questione, in realtà nel classico esempio che fa l'Anthropocene Working Group dell'ipotetico geologo un milione di anni che vedrebbe l'attività umana del XX, si fa riferimento per lo più ai processi estrattivi, quindi alle trivellazioni di vario tipo, e ultimamente hanno portato altri esempi con per esempio il fracking e quindi di tipologie di scombussolamento degli strati, però potrei aver capito male, quindi su questo qui semplicemente interloquisco mettendo giù, scoprendo le carte. Su volontà politica Club di Roma, IPCC invece, no, continuiamo a ragionare, io sono in disaccordo. Nel senso che, tanto per cominciare, quello che su cui l'IPCC e la comunità scientifica è d'accordo è l'evidenza, diciamo così, quasi complessiva della natura antropica dei cambiamenti che diciamo così, il sistema climatico sta subendo. In realtà poi i rapporti dell'IPCC si basano su una serie di modelli per quanto riguarda cosa bisognerebbe cambiare per arrivare a tenere a un grado e mezzo, 2 gradi, 5 gradi, eccetera, eccetera, e in tutti i modelli, diciamo così, positivi, quindi quelli che stanno sotto a 3 gradi, ricordiamoci, Parigi dice, noi ci impegniamo a stare sotto i 2, vorremmo stare sotto l'1,5, e poi, come dire, quando ben prima che Trump se ne andasse da Parigi, quando abbiamo fatto i conti empirici, cioè, quindi la somma degli impegni nazionali di chi aveva firmato Parigi, veniva fuori che il modello corrispondente dell'IPCC era 3,7 di aumento, no? Quindi poi a un certo punto c'è proprio la dinamica politica di dire io mi impegno a fare X e poi ti dico quali sono i miei impegni, la somma di quegli impegni fa X più 2,7, e naturalmente poi uno giustamente si sente preso in giro, cioè non li prende sul serio, perché non è questione di volontà politica che c'è o non c'è, è questione che non,
In questo momento le mobilitazioni non li obbligano ad essere responsabili di quello che dovrebbero fare. E una delle, in tutti questi modelli positivi stanno le cosiddette BECS, che sono Bioenergy Carbon Capture Storage. In buona sostanza sono, insomma, dei raggiri, no? Cioè sostanzialmente si dice si riesce a conteggiare il potenziale di assorbimento del carbonio di un singolo albero se noi facciamo sia, come dire, in una piantagione industriale, okay? Se noi consideriamo quell'albero come incentivo economico con il suo assorbimento e l'assorbimento è l'incentivo ecologico, l'abbattimento è l'incentivo ecologico, economico, e quindi ho il doppio conteggio di un solo albero che in teoria doveva assorbire, ma se lo taglio non può assorbire perché è l'incentivo economico, e si piglia l'incentivo economico due volte. E di queste vere e proprie frodi, che sono, come dire, ce ne sono di 4, 5, 6 tipi che ricorrono spessissimo nella governance climatica, è bene tenere conto, perché sennò si fa finta che l'IPCC abbia detto bisogna fare così, la cosa è semplice, e quando in realtà la cosa è molto complicata, perché fare così non garantisce assolutamente di rientrare in un ambito di positività dei modelli. Rimane poi sullo sfondo, e qui non vado avanti perché aprirei il vaso di Pandora, invece sul rapporto che i movimenti stanno stabilendo con il sapere scientifico in una fase che, a differenza della critica della scienza a cui siamo tutti abituati, sia il pensiero sociologico che il pensiero antropologico critico tendenzialmente guardano con scetticismo, no? A questa pretesa neutralità, è però interessante notare che laddove i movimenti antisistema avevano una certa forza, una capacità di imporre una critica al livello, okay, del sapere che veniva prodotto, allora la critica può avere un senso. Ad oggi a me pare che sarebbe abbastanza, dal punto di vista politico, suicida criticare Fridays for Future per legarsi a questa certezza, tra mille virgolette, dell'IPCC, quando vediamo tranquillamente che, insomma, il dilagare del pensiero negazionista, il dilagare di altri tipi di ragionamenti che partono da radici antiscientifiche, pone il problema di capire se intendiamo criticare la scienza a partire da una generale validità di quelle che sono le radici induministiche oppure no. Quindi questo semplicemente per dire che mi pare che il punto di disaccordo sia che, dal mio punto di osservazione, la questione politica è fondativa, e quindi si ragiona di neutralità oppure no a partire dal fatto che c'è una separazione necessaria di interessi, di appartenenze, e che quindi lo sguardo sociale sulla scienza è sempre come minimo doppio, e dal punto di vista politico tendenzialmente sempre il due, il numero fondamentale, però su questo si potrebbe parlare molto a lungo. Invece concludo molto rapidamente sulla suggestione di Mara. Allora, io è complicata la questione, perché potrebbe essere approcciata da diversi punti di vista, e per come lo vedo io la cosa che è interessante è che la centralità dell'individuo, che deriva da un pensiero libertario cui anch'io sono affezionato, come Meschiari, si è poi, come dire, tradotta, specialmente in termini di governance e di governamentalità, per usare un termine foucaultiano, nell'idea, non che ci sia parentela tra le radici del pensiero libertario e quello che sto per dire, ma naturalmente dire dentro un contesto neoliberale individualismo significa sostanzialmente che la radice dei problemi, l'unità di base, è individuata nell'individuo, quindi si suppone che l'individuo possa risolvere con le sue azioni e decisioni tutta una serie di problematiche. Ha avuto questo tipo di approccio una grande fortuna all'interno del movimento ambientalista, ma non un'adesione profonda, era semplicemente il tipo di ragionamento che dicevo prima. È meglio il consumismo verde, poiché almeno qualcosa si fa, piuttosto che stare in infinite riunioni sindacali per capire se i lavoratori dell'Ilva vogliono chiudere questa fabbrica. Okay? Quindi è stato un ragionamento tattico che naturalmente partiva dalla speranza che si sarebbero ottenuti risultati, risultati che poi, alla prova dei fatti, perché abbiamo bisogno di finestre temporali, no? Cioè, come dire, il ragionamento sul consumo critico rispetto all'ecologia avrà almeno 20-25 anni, con alcuni momenti legislativi importanti, e non ha prodotto i risultati sperati. Quello che io ho notato
nel percorso di evoluzione della mobilitazione climatica da marzo a settembre-novembre del 2019 è che in effetti coloro che tendevano a dire il mio agire individuale è la chiave per risolvere il problema diventavano sempre meno, ma perché tendenzialmente riuscivano ad unire questo lato, che comunque rimane evidente e fondamentale, ha ragione chi ti ha preceduto, ora non ricordo il nome perché non sono riuscito a leggerlo, ma è ovvio che i nostri comportamenti individuali sono il grado 1 della politica climatica portata nella quotidianità. A me pare altrettanto ovvio che ci sia un percorso in cui dice: fare questo non mi esime dal riconoscere che senza un mutamento sistemico, che quindi viene prodotto da forze sociali che sono giocoforza collettive, quel singolo momento rimane testimoniale. Mentre invece, se le due cose possono andare insieme, ecco che in generale il movimento sistemico, che si spera produca un buon effetto, introdurrà nel proprio orizzonte programmatico, nel proprio orizzonte immaginativo, proprio quegli elementi che poi ognuno personalmente cerca di sperimentare per peggiorare le cose. Perché non è che adesso a me piace mangiare carne tutti i giorni, perché no, è chiaro che tutti facciamo del nostro meglio, però è ovvio che se tutti facessero del nostro meglio e basta, del proprio meglio e basta, non si risolverebbe questo problema, secondo me. Questa è opinione personale. Ne approfitto, Mara, per dire che vi ringrazio tanto, 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 perché è stata veramente un'occasione bellissima di confronto. Ringrazio Matteo, ringrazio chi ha fatto le domande, chi ha organizzato, e spero che ci sia presto occasione per riprendere il ragionamento. Mi scuso se devo andare, ma purtroppo non ho scelta. Grazie a te, Emanuele, grazie. Ci vediamo presto, grazie, ci teniamo aggiornati. Grazie. Sì, rispondo rapidamente. Alla prima domanda probabilmente sì, ho preso una scorciatoia troppo rapida dicendo che noi non riusciamo a vedere. Potrei tradurre un po' meglio il discorso dicendo che se noi abbiamo un sapere, il problema che abbiamo è quello di farlo diventare un fatto culturale, nel senso che possiamo avere contezza attraverso tutta una serie di pubblicazioni certe, di solidissima base scientifica, che quello che sta accadendo è esattamente il surriscaldamento globale, eccetera, eccetera. Tuttavia, per quale ragione, e qui arriviamo alla domanda di Mara, per quale ragione non riusciamo in realtà a far passare una informazione e farla diventare un fatto culturale collettivo? Per quale ragione un articolo scientifico in cui abbiamo la prova provata che le cose stanno andando in un certo modo non diventa patrimonio culturale collettivo? E qui, secondo me, è più o meno lo stesso problema, perché dobbiamo passare, come dire, da una dimensione individuale a una dimensione di comunità. E sono d'accordissimo con quello che dicevi, c'è un problema di parola proprio, del fatto di non riuscire molte volte a trovare la parola giusta. Per questo per me il discorso della narratologia significa veramente provare a mettere le mani dentro al making, al fare i discorsi, al costruire dei discorsi fatti in un certo modo, non necessariamente andando a rispolverare le vecchie arti retoriche della retorica, così, ma per esempio cercando di capire come il discorso letterario possa essere utile a riformulare in modo diverso, non in termini di mera divulgazione, ma proprio costruire una narrazione che abbia un impatto esattamente come può essere un romanzo, un film, una serie televisiva, e quindi riuscire a far passare tutta una serie di idee che, o perché troppo complicate o perché affidate al linguaggio privilegiato della scienza, che è il linguaggio matematico, che non è alla portata di tutti, ecco che in realtà ci sono dei modi per farlo. Cioè, i modi per farlo sono delle riflessioni sul racconto e sulla parola. Secondo me è qui che si innesta in modo abbastanza operativo, nell'intero discorso sull'immaginario, l'importanza del lavorare con le parole.
Un mio autore feticcio, Gaston Bachelard, diceva che molto più delle immagini visuali sono le immagini mentali veicolate dalle parole che ci permettono di analizzare le dinamiche del nostro modo di interagire con lo spazio. Ecco, probabilmente bisognerebbe, come dire, introdurre nelle scuole di scrittura anche questo tipo di possibilità, non solo tentare di costruire una generazione di scrittori che si interessano a vincere il premio Strega, ma che magari possono usare la parola letteraria per una finalità sociale e politica in questo senso. Abbiamo per esempio tutta una serie di studi importanti sul nesso tra climate change e letteratura. C'è un autore per me molto importante, Amitav Ghosh, che nella grande cecità appunto si rivolge agli scrittori e dice: scusate, non vi state rendendo conto che siamo in una fase epocale, critica, e perché continuate a produrre romanzi neoliberisti, quando invece potreste raccontare quello che sta vivendo il pianeta e raccontare la complessità dell'antropocene. Ecco che per me probabilmente quello che dici non ha una soluzione in una riflessione letteraria, ma la letteratura, un certo tipo di letteratura, potrebbe aiutare in questo traghettare il difficile ai molti, e passare dall'individuale alla dimensione collettiva. Grazie. Se non abbiamo altre domande, credo che possiamo anche concludere qui questo turbolento seminario. È stato ricco di spunti su cui speriamo di poter continuare a riflettere. Intanto il prossimo appuntamento, lo scrivo anche qui, ma lo dico specialmente per chi ci segue su Facebook, il prossimo appuntamento sarà venerdì 12 febbraio dalle 17:19, presenteremo il libro di Franco Lai, Antropocene per una antropologia dei mutamenti socioambientali. Dialogherà con l'autore Irene Falconieri e introdurrà ancora la nostra Mara Benadusi. Io ringrazio tutte e tutti per la pazienza, eravamo appunto 100, siamo rimasti in 21 dopo diciamo con l'intrusione spiacevole, ma so che molte ci stanno seguendo da Facebook, quindi ringrazio per la tenacia e per l'interesse dimostrato a questo incontro. Grazie ancora Emanuele che non c'è adesso e a Matteo Messari per la disponibilità. Grazie anche da parte di tutto il gruppo che ha seguito un po' qua, un po' su Facebook, e mi auguro di poter andare avanti con questa riflessione anche rincontrandoci magari in Sicilia con Matteo quando tornerà. Abbiamo in programma dei laboratori un po' anche di scrittura, quindi forse su questo potremo ragionare insieme con Metis, che sta tentando di immaginarlo, penso, aprile-maggio, giusto Metis? Mi piacerebbe molto. Speriamo si possa fare in presenza, ovviamente. Bene. Ciao Matteo. Grazie ancora. Ci aggiorniamo, a presto. Ciao. Grazie. Ciao. 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 Ciao.